Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA. Farnesina per le imprese, la tecnologia italiana in Ghana porta buoni frutti. Più di 100 progetti per modernizzare l'economia del Ghana, un promettente mercato africano di quasi 30 milioni di abitanti. Ecco il cuore del programma governativo One District, One Factory, messo a punto dalla leadership del paese per incentivare l'industrializzazione in tutto il territorio del Ghana attraverso una fiscalità agevolata e la possibilità di importare macchinari e materie prime senza oneri doganali. Opportunità subito colte da un'importante realtà di Parma, operante nel settore dell'ortofrutta, la Tropical Food Machinery, che ha da poco realizzato un nuovo impianto di trasformazione di frutta e verdura. Il valore dell'impianto, che potrà lavorare 3 tonnellate di prodotti ogni ora, ammonta a 2 milioni di euro. L'impianto potrà essere replicato in altre parti del paese e trasformerà manghi, ananas, angurie, frutti della passione e pomodori in concentrati da destinare sia all'esportazione che al mercato ghanese. La nuova linea di produzione contribuirà a stimolare la domanda di prodotti ortofrutticoli in Ghana, facendo leva sull'esperienza e la tecnologia messa a disposizione dall'imprenditoria italiana, che nel settore dell'agrotech vanta aziende di assoluta eccellenza. Non manca infine una particolare attenzione anche alla componente di sostenibilità del progetto. Attraverso l'impiego di macchinari avanzati prodotti in Italia, l'impianto consentirà infatti la trasformazione di rifiuti organici in compost, riconsegnando così gli scarti alimentari e i materiali biodegradabili al ciclo biologico. La presenza all'inaugurazione dell'impianto delle più alte cariche istituzionali del paese, dal sovrano al presidente ghanese, dimostra come Italia e Ghana stiano instaurando un'ottima collaborazione nel settore agroalimentare e apre la strada a ulteriori sviluppi per il nostro settore dei beni strumentali.